Un corso di guida sicura su pista, rivolto soprattutto ai più giovani patentati, affinché sotto la guida di piloti professionisti possano imparare tutte le sfide e i rischi della strada. Un corso voluto da ACI Frosinone, reso possibile grazie alla collaborazione di valide professionalità presenti sul territorio e ovviamente con il supporto di chi ogni giorno vive la strada per scoraggiare comportamenti scorretti e pericolosi alla guida, le forze dell'ordine. La presenza nostra non deve essere vista come chi multa o chi va contro al conducente, al contrario, dobbiamo aumentare la sicurezza e lo vediamo quanti morti ci sono sulle strade, sia con le autovetture, sia con le moto, con i ciclisti. Cioè, è proprio un educare tutti al rispetto dell'altro, a rispettare il codice della strada, a mettersi in guida in condizioni psicofisiche perfette per evitare proprio il verificarsi di incidenti e di tragedie. Noi siamo presenti sul territorio nella provincia di Frosinone con 55 stazioni, quindi il controllo del territorio, della circolazione stradale è devoluto principalmente all'Arma dei Carabinieri. Interveniamo in tantissimi incidenti stradali, quindi il fatto di queste iniziative, di educare anche i giovani alla circolazione stradale, a una guida sicura è assolutamente fondamentale e vedrà l'Arma dei Carabinieri partecipare a ogni tipo di evento che si vorrà organizzare, ma davvero con piacere, con entusiasmo. Per accrescere la sicurezza stradale, la percezione della sicurezza in genere e quindi in un contesto appunto dove si parla del cittadino e di sicurezza non possono mancare, diciamo, le istituzioni appunto che operano sul territorio, che operano sulla strada in sinergia anche con altri enti dello Stato. Siamo con lo stand della Safety Drive School, la scuola di guida sicura affiliata ad ACI Frosinone e ACI Vallelunga. Stiamo mettendo in piedi degli eventi molto molto belli, specialmente riguardo l'inclusione e la disabilità, a cui teniamo molto. Siamo molto contenti per quello che stiamo facendo, ma soprattutto per i progetti, possiamo definire sicuramente innovativi, che stiamo sviluppando.